credete alle parole di Claudio Saltarelli, facci la tara, cioè nel senso che vedete voi, al 50% poi in più sono lì, quindi grazie al sindaco di Camiscalina, con cui ci siamo conosciuti qualche mese fa a Salvaggio da Vito, subito un rapporto molto cordiale e collaborativo. Grazie a tutti voi di essere intervenuti. Il sindaco si lamentava della concomitanza di impegni. Vi posso assicurare che trovare una sala con tutte queste persone non è una cosa semplice, quindi noi giriamo tutte le settimane un po' d'Italia, quindi è un pubblico qualificato, aspetto, quindi caro sindaco deve essere orgoglioso della tua iniziativa. Veniamo subito al dunque, perché i preliminari sono andati avanti anche in maniera piacevole per parecchio tempo, quindi cerchiamo di recuperare un po' il tempo perduto. E la domanda che uno si fa solitamente quando si partecipa a questi convegni è: ma perché parlate di cose che accadono 200, 300, 150 anni fa? Io ritengo che le risposte siano tre. Prima di tutto perché, e questa è una frase ormai abusata, che però va sempre ripetuta, perché non si può pretendere di interpretare la realtà odierna, quella che verrà dopo, se prima non si è conosciuto in maniera approfondita quello che c'è stato, quello che abbiamo alle spalle, che siamo passati alle spalle, quindi non si può interpretare il presente e ancora maggior ragione ancora di più il futuro se prima non facciamo un po' di memoria di quello che ci ha preceduto, quindi la cosa scontata. La seconda cosa è perché la storia è stata scritta dai vincitori. Signore mie, è inutile che ci giriamo attorno. La storia l'ha scritta chi ha vinto, e chi ha vinto ha fatto la scelta di trattare in maniera determinate cose, di trattare in un'altra maniera altre cose. E quindi va sempre un po', come dire, posta la barra del timone a dritta, no? E poi perché? Perché la storia è attuale. Perché quello, e questo è il terzo motivo, perché quello che è successo 200 anni fa, 150 anni fa, rischia di succedere di nuovo. C'era Giambattista Vico, un grande pensatore della nostra terra, che coniò alla metà del Settecento la famosa teoria, io la butto così in maniera molto non filosofica, ma andando molto al concreto, dei corsi e ricorsi storici. Lui diceva che determinati eventi poi ciclicamente tornano a ripetersi. Noi dobbiamo stare attenti, perché se tornano a ripetersi quelle cose che noi abbiamo visto qualche filmato, c'è veramente da preoccuparsi. Ma c'è anche un quarto motivo per cui questi eventi hanno importanza, perché noi, senza voler essere presuntuosi, cerchiamo di raccontare le cose così come sono svolte, quindi la storia vera, che purtroppo esiste una storia vera e una storia artefatta. Noi cerchiamo di attenerci ai documenti, dice Claudio Saltarelli, che ringrazio per la sua, come dire, per il suo dinamismo, per la sua iperattività, perché è un missionario, dico io, in servizio permanente effettivo, quindi lo dico in senso buono, quindi ringrazio, anzi vorrei che si diffusasse un applauso. Che so io qualcosa, perché ci sentiamo perlomeno 7-8 volte al giorno, credo che ci sentiamo più di lui che la moglie, che è anche in sala di salute, al di là degli scherzi. Quindi la storia vera è quella che si fa con i nomi, poi le interpretazioni sono altre cose. E perché noi parliamo oggi di questo libro e del cardinale Ruffo? Perché è un evento che la storiografia dominante ha trattato in maniera molto parziale, se non distorta. È già stato introdotto il tema da Claudio Saltarelli. E che questo tema sia attuale lo dimostra anche la realtà odierna. Io avevo un ritaglio, mi sono portato dietro un ritaglio di giornale che è del 2 di ottobre, quindi di 4-5 giorni fa. Io faccio il giornalista, per cui sono abituato a viaggiare con pezzi di carta in tasca. Allora, domani, oggi è il 7, domani a Roma, al Teatro dell'Opera di Roma, quindi non a Torpigliatara o a
senza offendere nessuno, quindi non il teatro di Borgata, al teatro dell'Opera di Roma, e fino al 21 di ottobre, se non vado errato, non è che leggo benissimo, c'è una commedia musicale il cui protagonista, sapete chi è? Michele Pezza, alias Francano. Posso lasciare poi questo? È la famosa commedia dell'Auberge, musicata, quindi che ebbe tanta fortuna, anche dei film furono fatti in Fragliano, con cui Stallio e Olio, vi ricordate? Ecco, questa è la dimostrazione di come, quello che diceva Claudio Saltarelli prima, di cui i nostri valorosi combattenti riescono ancora a catturare l'attenzione dell'opinione pubblica. Fragliano muore nel 1806, oggi siamo nel 2017, quindi dopo 200 anni e più, il Teatro dell'Opera di Roma dedica una quindicina di giorni a questa commedia musicale il cui protagonista principale è Fratello. Ma parliamo della storia della spedizione del cardinale Ruffo. Claudio ha detto precedentemente che i Giacobini arrivano a Napoli, travolgono le difese, ahimè, malmesse dell'esercito borbonico, mal guidate, sono d'accordo, perché il comandante in capo era un generale austriaco che si chiamava Karl Mack von Liebknecht, che era uno che la guerra l'aveva vista solo con i soldatini, cioè era un grande esperto di tattica militare, però non aveva mai combattuto sul campo, quindi era tutta teoria, e la teoria purtroppo non pratica, come si sa, sono cose completamente diverse. Dispose male l'esercito, lo divise troppo. Championnet, che era uno invece che aveva così tanti attributi, pur avendo meno forze, riuscì a praticamente a neutralizzare questo esercito, e praticamente l'esercito napoletano, l'esercito borbonico, si sciolse come deve al suo posto. L'unica resistenza eroica fu interpretata dai Lazzari, di cui abbiamo ascoltato prima il giudizio di Championnet. E quei famosi tre giorni del gennaio riuscirono a contrastare l'esercito giacobino, l'esercito più potente del mondo, l'esercito napoleonico, e addirittura nel tentativo di fermare le truppe di Championnet si accatastavano le cataste di morte, erano così elevate che ci facevano delle barricate, quindi c'erano delle vere e proprie barricate di morte. Quando Championnet entra a Napoli, c'è una descrizione veramente macabra in cui dice che dall'angolo di tutte le strade c'erano cataste di cadaveri, quindi si parla che forse in quell'occasione, in quei tre giorni, morivano di circa 10.000 lanze, quindi non stiamo parlando proprio di cifre di morte. Il re e la corte è costretto a rifugiarsi a Palermo. Viene proclamata a Napoli una sedicente Repubblica Napoletana, il cui primo presidente purtroppo è il nostro conterraneo, purtroppo, come dire, i nemici abbiamo pure noi in casa, che era Carlo Lauberg, che era di Teano, personaggio strano, che un po' fa il sacerdote, un po' fa l'alchimista, un po' fa il filosofo, insomma, poi alla fine Carlo Lauberg, dopo 2-3 mesi, getta la spugna, se ne va in Francia e non ritorna più in Italia, quindi è una vita un po' del tutto particolare. L'esercito non c'è più, i Borboni sono in Sicilia, a Palermo, e nella corte di Palermo improvvisamente si presenta uno strano personaggio. Potremmo dire uno strano personaggio di rosso vestito, non era così, perché si presenta Fabrizio Ruffo di Calabria, che era un cardinale, sì, ma che non aveva mai pigliato i voti, che allora era possibile diventare cardinale senza essere sacerdote. Ruffo era già stato alla corte di Re Ferdinando IV e si era fatto apprezzare come amministratore di Sallencio, che è la famosa colonia cara agli amici casertani, dove si producevano quelle sete che ancora oggi sono conosciute in tutto il mondo, dove ci fu quel primo tentativo di colonia, così se vogliamo dire socialista, se vogliamo usare il termine caro ai nostri giorni, che ancora oggi è oggetto di studio. Ruffo si presenta a Palermo con una proposta rivoluzionaria. Mentre il re Acton, che era il primo ministro inglese, e poi soprattutto l'ammiraglio Nelson, che era a servizio della corte borbonica, si preoccupavano di
guarnire in certo qual modo le coste della Sicilia per evitare che i giacobini arrivassero in Sicilia, perché era quello il timore, e chi temeva, come diceva giustamente Claudio prima, chi temeva molto per il suo collo era proprio la regina, la moglie di Ferdinando, la cui sorella era stata ghigliottinata qualche anno prima. Quindi c'erano anche delle preoccupazioni legittime, se così possiamo dire. Mentre ci si preoccupava di guarnire, di fortificare le coste della Sicilia per evitare che i giacobini potessero passare dalla Calabria, Ruffo interviene e dice: ma perché pensare alla difesa? Andiamo noi a guardare. Secondo me lo presero con pazzi. Perché? Con quale esercito? Con quale forze? Ci non vi preoccupate. Siamo noi che andremo nel continente e attaccheremo i giapponesi. Ci manca un po' l'esercito, l'esercito non c'è più. Ci penso io a partire dai miei bravi calabresi, dai miei fedeli calabresi, perché Fabrizio Ruffo era originario, era nativo, era un calabrese, era di San Luce, vicino Paolo, vicino provincia di Cosenza. Ripeto, di prima chitto lo pigliarono per pazzo, però questo si mette veramente alla lavoro e parte con una stretta, ristretta cerchia di collaboratori, tra cui anche il nostro Pedro Mazzi, che era un dottore di Augusta, provincia di Siracusa, che abbraccia la causa fin dall'inizio. Ecco perché è importante la cronaca del Pedro Mazzi. La cronaca del Pedro Mazzi descrive la spedizione del Santiago de Ruffo, quella che oggi si chiama l'armata della Santa Fede e poi non si chiamava così, dall'inizio fino alla fine, non soltanto fino alla riconquista di Napoli, ma anche questo l'ho detto qua, ma fino a che c'è la normalizzazione del passano lo stretto, vanno in Calabria e il cardinale Ruffo si ferma sui suoi possedimenti e su quelli del fratello. E lì cominciano ad affluire persone. E chi sono queste persone? Contadini, agricoltori, ex soldati dell'esercito che non esisteva più, commercianti, artigiani, piccoli proprietari terrieri, nobili. E attenzione, un'altra panzana grossa è che i nobili si schierarono con i giacobini, non è assolutamente vero. Una parte ristretta del nobilato, dei titolari, come dice napoletani, si schierarono con i giacobini, ma la gran parte si schierarono con la Santa Fede d'oro o rimasero inerti, perché i nobili poi avevano già questa grande prerogativa, che loro si schierarono sempre con chi vinceva, e allora non erano assolutamente convinti che avrebbero vinto i giacobini. Che bene avevano fatto io. Fatto sta che in breve tempo, in breve lasso di tempo, questo esercito non esisteva, comincia ad esistere. E quindi 10.000, 20.000 uomini, quanto il numero diventa consistente, parte la spedizione. Ma anche qui il cardinale Ruffo ebbe un'intuizione geniale. Quindi la prima intuizione la ebbe quando decise di risalire lo stivale e di attaccare i giacobini. Ma la seconda intuizione, altrettanto geniale, la ebbe quando decide di mettere a simbolo del suo esercito, che genericamente può essere denominata Armata della Santa Fede, ma le carte parlano ben precise e parlano di un'armata reale e cristiana. Quindi il cardinale Ruffo mette in piedi un'armata che era da un lato reale e dall'altro cristiana. E qui a partita tutta subito, oggi usando un termine calcistico, vincerebbe prima di scendere in campo la squadra, no? Perché? Reale, perché si chiamava Reale? Reale perché era fedelissimo alla monarchia Borbone, a Ferdinando IV il Borbone. Ci sono delle biografie uscite da qualche anno fa, credo anche l'anno scorso una, in cui si diverte a dire che il cardinale Ruffo era uno che voleva, si era un po' montato la testa e poi vedendo i successi avrebbe voluto esautorare magari il re e prendere il suo posto. Il signore non è assolutamente vero. Ecco perché dicevo prima, la storia si fa con le carte, con i documenti. C'è un carteggio intensissimo fra il cardinale Ruffo e il ministro Acton e la regina Maria Carolina e il re Ferdinando IV, in cui il cardinale Ruffo dà pedissequamente ogni giorno la sua posizione al re e gli dice: oggi abbiamo fatto questo, questo e questo. Quindi è assolutamente infondata e distribuita da ogni fondamento la voce che vuole che il cardinale Ruffo abbia brigato per prendere il posto di Ferdinando IV di Borbone. Quindi fedelissimo alla monarchia borbonica, e lo dimostrerà pure in seguito,
pur essendo ricambiato in maniera un po' così, ma questo poi magari ne parleremo dopo. Ma soprattutto armata reale, soprattutto armata cristiana. Qual è il simbolo dei Giacobini? Atei e miscredenti in unità, l'albero della libertà, quello che a Napoli chiamano lo struttore. Sotto l'albero della libertà ci si sposava, ci si faceva lavoro, ci si mangiava, quindi era qualcosa di più pagano che non potesse esistere, no? Se si voleva combattere gli atei e i miscredenti, si doveva utilizzare un simbolo cattolico, un simbolo cristiano, la croce. E la stessa cosa che fece Costantino nel 312 a.C. a Ponte Milvio, no? Quando combattendo contro le truppe pagane di Massenzio, gli ebbe quella famosa missione, no? Signo Inces, allora lui ha tutta la croce e vinse. La stessa cosa più o meno fa il cardinale Ruffo parecchi secondi. E praticamente a partita lì. Perché il nostro è un popolo cattolico, non è un popolo di miscredenti. Risale lo stivale, incontra qualche parecchie difficoltà, sia dal punto di vista logistico, perché non era un esercito degno di tale nome, ma era una truppa a massa, come diceva, come spiegava Claudio prima. C'erano compiti impegnativi, soprattutto di sussistenza, che vengono brillantemente risolti proprio dal nostro Pietro Masi, che diventa commissario proprio dell'esercito. E c'è anche la reazione dei Giacobini. È vero che i Giacobini già stavano lasciando Napoli perché l'armata austro-russa di Suvarov nell'Italia settentrionale stava mettendo a mal partito e aveva già sconfitto più volte l'esercito napoleonico. Però c'erano ancora contingenti di truppe a Napoli e c'erano contingenti di truppe autoctoni, come sono, che vengono spediti per cercare di fermare l'avanzata del cardinale russo. Ma uno si liquefà, cioè nel senso che passa dall'altra parte. L'altro, che tiene impegnato, non riesce però a frenare una armata che ormai era diventata un'armata di popolo. Fatto sta che dopo aver avuto qualche difficoltà ad Altamura, ad Andria, dove si commettono anche delle situazioni poco chiare, sia sull'uno che sull'altro fronte, perché, ecco, chiariamo anche un'altra cosa. Quella era una guerra civile, dove da un lato c'erano gli uomini del cardinale Ruffi, da Lambrenzi, siciliani, dall'altro c'erano i napoletani che stavano con la Repubblica. E da che punto in punto, quando lo scontro è civile, la ferocia è sull'uno e sull'altro versante. Anche se secondo me non si arriverà mai a quello di cui parleremo dopo, di cui qualcosa già abbiamo visto nei filmati. Fatto sta che il 13 di giugno, il giorno di Sant'Antonio, l'armata del cardinale Ruffo arriva alle porte. E qui c'è quella famosa storiella a Napoli, no? Dove dicono che siccome San Gennaro non aveva fatto il miracolo, quando viene Championnet a gennaio viene adottato Sant'Antonio e viene degradato un po' San Gennaro. Sapete, noi napoletani sono sempre molto fantasiosi e creativi, no? nella loro mente. C'è una ferocissima battaglia al Ponte della Maddalena proprio il 13 di giugno, muore il generale Mirz, che era uno di ex generale borbonico passato ai repubblicani. L'armata del cardinale Ruffo irrompe in Napoli, che viene praticamente conquistata, ad eccezione delle fortezze di Castel Sant'Elmo e di Castel Dell'Oro, che erano ancora conservate dai francesi. I repubblicani tentano addirittura di penetrare, di rifugiarsi all'interno di questi castelli, ma i francesi stessi non li accolgono. Perché ecco, c'è da dire anche un'altra cosa. La famosa, perché ho detto prima la sedicente Repubblica Napoletana? Perché non è stata mai riconosciuta dal direttore. Parigi non ha mai voluto riconoscere la Repubblica Napoletana a Napoli. E perché? Per un motivo molto semplice. Perché Napoli ed il Regno dovevano essere il granaio. Napoleone aveva impartito delle direttive, e Napoleone dopo, ma il direttorio prima, aveva impartito delle direttive ferree. Non bisogna assolutamente consentire che in tutti gli stati che noi conquistiamo
vendono delle forme di autogoverno. E perché? Perché le risorse non andate tutte a Parigi, e anche loro. Gli ambasciatori della cosiddetta Repubblica Napoletana, quando vanno a Parigi, non vengono neanche ricevuti, dopo 3 giorni se ne devono andare. Quindi capite che è un po' tutta una situazione che va indagata e va sviscerata bene. Ruffo entra a Napoli, immediatamente chiama il re e dice: guarda maestà, io il mio compito è finito, ti ho riconquistato il re, torna a Napoli perché la gente ha bisogno di te. Ferdinando IV però non si fida, e secondo me anche giustamente, perché c'erano ancora dei focolai di resistenza, le fortezze erano ancora in mano ai francesi, e quindi lui voleva tornare a Napoli quando la situazione era completamente normalizzata. Comincia la reazione, ecco, spendiamo 2 parole un po' sulla reazione, che è stata considerata da sempre una delle pagine nere di questa vicenda, 1799. La reazione inizia con l'impiccagione dell'ammiraglio Caracciolo, che viene impiccato sulla nave del Nelson, e quindi questo è il primo di una serie di esecuzioni che alla fine conteranno, si arriverà al numero 99. Quindi sono 99 alla fine tutti i cosiddetti patrioti, perché così li chiamavano, i repubblicani, che vengono esaminati dalle giunte di scrutinio e vengono condannati a morte dopo un regolare processo. Di queste 99 persone, 97 uomini e 2 donne. La prima era Eleonora Pimentel Fonseca, no? Giornalista, scrittrice, che fino a qualche mese prima innalzava Peano e poesie a Ferdinando IV e alla moglie, che poi fa il salto della quale in maniera del tutto legittima per l'amore di Dio. L'altra donna è Luisa Sanfelice, che con il nome del 1799, con i re del 1699, c'entra come camera del re, perché era una persona finita lì, perché era un po' disinvolta, forse non sapeva bene a quale innamorato concedersi, poi ha la sfortuna di incontrare un repubblicano ed un legittimista, per cui si imbroglia un po' le carte, alla fine rimette, cioè viene stritolata da un gioco molto più grande, molto più grande. La domanda che ci si pone subito è questa: è stata giusta quella reazione che ha portato a 99 decapitazioni, a 99 condanne capitali? Dal punto di vista giuridico sì, e ci sono degli avvocati che vi possono qui in sala e vi possono confortare. Il diritto dell'epoca ammetteva per questi reati di lesa maestà la condanna capitale. Quindi se noi vogliamo dire che dal punto di vista giuridico è stata un'aberrazione, siamo fuori strada. Dal punto di vista morale, qui il discorso è un po' più complicato. Ed io rispondo con le parole di Ruffo. Ruffo non avrebbe voluto che ci fosse questa reazione così violenta e così forcaiola. Lui era per la moderazione. Anzi, lui, ci sono delle lettere in cui Ruffo scrive al re, e soprattutto alla regina Maria Carolina, che è stata la vera interprete assieme a Nelson di questa ondata così forcaiola, e dice: guarda maestà, che noi otterremo più risultati usando la clemenza. Anzi, io già usando clemenza, usando la distensione, io già sono riuscito a portare nel versante regio parecchi di quelli che stavano dall'altra parte. Però prevale la decisione di Nelson, della regina Maria Carolina, istigata da Nelson, e sappiamo benissimo quando la regina Maria Carolina avesse influenza sul Ferdinando IV, che forse a cui piacevano tanto altre cose, ma degli affari di governo che mandava molto alla moglie. E quindi c'è questa ondata di giudizi che si concludono queste 90 sentenze capitali. C'è anche uno di Piemonte, diciamo. Sì, logopeta? No. Adesso lo vado a guardare, ci stanno tutti iscritti qua, io non me li ricordo uno a uno, però stanno tutti iscritti qua. Sono 99, anche qui c'è stato 121, no, sono 99, che sono poi quegli stessi nomi che stanno.
Sono quei nomi che stanno scritti sulla lastra di bronzo a Piazza, Piazza dei Martiri. Si voleva usare clemenza? Secondo me sì. È stato sbagliato ad avere questa, questa mano così molto rigida? Secondo me sì, anche perché poi chi ha scritto la storia in seguito si è avvalso proprio di queste, di queste 99 esecuzioni, queste 99 condanne alla pena capitale, per descrivere in maniera distorta tutto, tutto. Diciamo che se si è dipinto di nero questo evento, è stato soprattutto ed esclusivamente per questi 99 poveri cristi che sono stati condannati a morte. Però io vi voglio sottoporre una riflessione. Avete visto quei filmati? Quello di prima, che non si sentiva il video, che non si sentiva l'audio. Quello è successo veramente. Noi veniamo da Cassino, eh? Allora San Gennaro. E sulla montagna che sovrasta Cassino c'è l'abbazia di San Benedetto, c'è l'abbazia di Monte Cassino, conoscevo tutto il mondo. L'abbazia è stata distrutta, è stata bruciata. Sono stati commessi omicidi. Le preziosissime pergamene sono state utilizzate per incartare un baccalà. I francesi vestiti da monaci portavano gli asini a fare la processione all'interno della basilica dei Benedettini, mentre l'organista suonava la Marsigliese. Parlavamo di questo, eh? A San Germano vennero uccise un centinaio di persone, fra cui due sacerdoti di Santa Rita. Io però ho fatto ancora di più, perché siccome non mi convincevano alcune cose, e siccome sono sempre dell'opinione che la storia si scrive attraverso la consultazione delle carte, sono andato a fare una cosa che mi ha costato un po' di fatica e molta polvere, che però per alla fine ha dato risultati. Sono andato a consultare i libri mortuori. Sono quei famosi libri in cui i sacerdoti annotavano i decessi. E l'ho fatto andando a vedere tutte le chiese, tutti i paesi che da San Germano arrivavano a Sopra, perché era quella la strada che seguivano. I francesi si ritiravano da Napoli dall'aprile al maggio del 1792. E ho trovato, signori miei, delle cose raccapriccianti. Io non ve le posso raccontare tutti perché non avremo il tempo, francamente, però nel libro c'è scritto con delizia in particolare. Ve ne dico soltanto alcuni particolari, ve ne racconto soltanto alcuni particolari. C'è un paese in alta terra di che si chiama Arce, che è posto proprio al confine tra lo Stato Pontificio e la terra di Valore. Ebbene, i francesi passano a più riprese a questo paese. Parte che trasforma la chiesa parrocchiale in una stalla per cavalli, vabbè, quello l'avevo fatto pure a Monte Cassino, quindi non era una novità. Ma poi lì ammazzano tra le tante persone.